trovati sulle fonti TV in questo nostro Instant Focus, dove parleremo di eccellenze italiane. In particolar modo ci focalizzeremo su Eurpac, leader nella produzione di packaging farmaceutico dal 1912, quindi attivo sul mercato da ben 110 anni e tra l'altro anche azienda protagonista dei nostri Le Fonti Awards, insignita più volte del premio nella categoria Green Packaging Pharma. Lo faremo grazie al prezioso contributo di Giulio Cortegiani, Strategic Project Manager di Eurpac, che ci ha raggiunto appunto in collegamento. Dottor Cortegiani, grazie, benvenuto e naturalmente complimenti per la vostra realtà. Grazie, grazie a voi per l'invito, è stato anche un onore quest'anno ricevere il premio. Siamo molto contenti, molto soddisfatti. Ecco, dottor Cortegiani, Eurpac è una realtà molto attenta anche a tutto quello che riguarda l'impatto ambientale, attraverso dei piccoli gesti quotidiani, ma anche delle strategie. Ecco, su cosa vi state focalizzando esattamente in questo momento? Beh, innanzitutto c'è da dire che la Eurpac ha cominciato a seguire delle politiche ambientali da molto tempo a questa parte, nel senso che non è un trend dell'ultimo momento, ma è un qualcosa cominciato più di 20 anni fa. Quello che sta accadendo adesso è che ci sono delle certificazioni ben precise che vanno conseguite e che dimostrano quindi un impegno attivo nell'ambito delle politiche ambientali, come la 14001-2015, che è il sistema di gestione ambientale integralmente certificato. Questo, assieme ad altre certificazioni relative all'analisi delle emissioni in atmosfera, sono dei cardini fondamentali per implementare delle politiche ambientali serie, concrete. E proprio per questa ragione quest'anno abbiamo conseguito la ISO 14064-2018, che è l'analisi della carbon footprint, quindi l'analisi delle emissioni in atmosfera a livello di organizzazione. Questa che però è comunque una certificazione abbastanza diffusa, perché oramai sul panorama italiano sono tante le aziende che stanno andando in questa direzione, non è l'unica che abbiamo conseguito, abbiamo fatto qualcosa di più, cioè nell'ambito di questo tipo di certificazione ne esiste un'altra, che è la 14067-2018, che invece è legata a specifici prodotti, e in tal senso siamo stati i primi nel panorama farmaceutico italiano, ma anche europeo, a fare un'analisi specifica di prodotto per un nostro grande cliente. Questa analisi ha creato un benchmark, quindi ci ha dato una visione di quello che era l'impatto ambientale di uno specifico progetto. A seguito di questa analisi sono state fatte delle migliorie, quindi è stato capito dove intervenire, sono state fatte delle migliorie importanti, e quest'anno ripeteremo questa analisi per vedere il differenziale, cioè capire se quello che è stato fatto avrà portato dei miglioramenti, ma questo è quasi certo, ma soprattutto quanto è migliorato. Quindi diciamo che rispetto a quello che possono essere delle politiche generali interessanti, nel momento in cui si vanno a misurare i processi si ha anche una valutazione oggettiva di una propria attività. Oltre a questo, noi affianchiamo anche altre certificazioni che sono tanti anni che abbiamo conseguito, come la FSC o la PEP, che sono certificazioni per quanto riguarda l'utilizzo di materia da foreste rinnovabili atte proprio alla produzione di cellulosa per la materia prima, che è il nostro principale componente. Questo tipo di materiale è sicuramente oggi quello più ecosostenibile, perché a differenza dei materiali riciclati è del materiale è della cellulosa che proviene da foreste assolutamente dedicate a questo scopo e non prevede delle lavorazioni onerose di riciclo, sbiancamento e quant'altro. Quindi oggi come oggi si può dire assolutamente che insomma la scelta migliore e più ecosostenibile sia quella di utilizzare materiali di questo tipo. Oltre a questo poi naturalmente ci sono una serie di progetti sia rivolti all'interno dell'azienda che cuciti sulle spalle dei nostri clienti, tendono a migliorare proprio quello che è l'approccio. Sempre nell'ambito del discorso della carbon footprint, per esempio un aspetto critico importantissimo è quello dei trasporti. Nell'ambito della logistica, cercare di ridurre le distanze, utilizzare dei mezzi che abbiano un basso impatto ambientale è importante per noi verso i nostri clienti, tanto per i nostri fornitori verso di noi. Quindi in definitiva quello che è la politica ambientale è parte di un processo molto più lungo, di una catena molto più complessa in cui
tutti gli attori di questa catena ne sono partecipi, e questo porta a un atteggiamento, diciamo, di virtuosismo, cioè si andrà a scegliere sempre di più tra clienti e fornitori rapporti verso chi adotta questo genere di politiche. Ecco, dottor Corteggiani, chiarissimo il suo discorso, insomma una sensibilità nei confronti appunto dell'ambiente che si è sviluppata nel tempo, non certo insomma una sensibilità dell'ultimo minuto, e che riguarda sia il packaging che i trasporti. Voi operate nel settore appunto del farma, che è uno dei settori in primo piano in questo momento, naturalmente complice la pandemia. Come crede che si svilupperà il vostro mercato nei prossimi mesi? Beh, sicuramente la situazione è abbastanza nota a tutti. Oggi si sa che c'è una grande difficoltà a reperire materia prima e i costi dell'energia sono saliti sensibilmente. Questa tendenza noi pensiamo, ma non solo per il nostro settore, che continuerà perlomeno tutto il prossimo anno, perché i fattori, diciamo, geopolitici a livello globale hanno influenzato questa situazione. Quindi c'è stato sì anche della speculazione dietro, ma sostanzialmente sono cose che purtroppo non rientreranno velocemente. In realtà questo ha portato ad avere dei lead time, quindi dei tempi proprio dall'ordine alla consegna dei materiali molto più lunga in tutti i settori. E inoltre c'è stata anche una tendenza, perché nell'ambito del mercato farmaceutico si è rivisto dopo tanti anni un cambio netto nel lavorare facendo più magazzino, più scorte. Questo proprio per la paura delle rotture di stock del materiale di confezionamento da parte delle case farmaceutiche. Naturalmente questa cosa, questa morsa, perché così si può chiamare, ci ha portato a dover produrre di più con una maggiore carenza di materia prima. E in realtà su questo quindi noi stiamo lavorando moltissimo, perché il nostro futuro prossimo dipenderà molto da come gestiremo questa situazione. Certo. Quindi, come dicevo prima, non ci aspettiamo che la cosa rientri a breve, perché poi gli asset produttivi importanti che vengono dall'Oriente o dal Sud America o dal Nord Europa, prima che si riequilibreranno correttamente ci vorrà tempo, perché insomma comunque costruire fabbriche in grado di produrre componenti e materie prime insomma sarà molto lungo. Certo, e quindi noi prevediamo per i prossimi anni delle attività abbastanza precise in tal senso. Certo. Sottolineavo, ecco, il famoso problema dei colli di bottiglia per quanto riguarda le materie prime, che sta un po' interessando tutti i settori, come tra l'altro noi diciamo e continuiamo a ripetere durante le nostre dirette, parlando appunto di mercati, di scenario economico e finanziario globale. Ecco, lei ha citato una parola chiave, dottor Correggiani, futuro, perché è vero che Eurpac ha una tradizione e una storia fortissima, 110 anni per l'esattezza, però appunto è un'azienda anche caratterizzata dall'innovazione e quindi proiettata verso il futuro. Quali sono proprio, ecco, i progetti che avete in cantiere in questo momento? Beh, sicuramente quello che ho appena detto sta disegnando gli scenari prossimi, perché diciamo che se, legandoci anche alla prima domanda che mi ha fatto, c'è una tendenza verso l'ecosostenibilità, adesso c'è un motivo in più per andare a ottimizzare i processi di produzione, cioè adesso c'è una necessità impellente di ottimizzare questi processi andando a ridurre al massimo gli sprechi e i consumi di energia. Quindi non è semplicemente più un'attività legata alla gestione dell'ambiente, ma è una necessità che ovviamente ci è imposta dal fatto che avendo meno materia prima, avendo un costo di energia maggiore, naturalmente i nostri progetti dovranno tenere conto strettamente di questi aspetti. Ora Eurpac ha fatto del suo centro sviluppo sul packaging uno dei punti di forza più importanti degli ultimi anni, soprattutto l'ultimo decennio ha visto degli importanti cambiamenti in questo senso. Noi abbiamo sempre lavorato per tirare fuori dei progetti che rispondessero strettamente alle esigenze dei nostri clienti. Ecco, forse oggi ancora di più metteremo in quello che faremo una massima attenzione a questa riduzione degli sprechi. Quindi il mercato secondo noi andrà in questa direzione, perché non si può pensare di produrre come abbiamo fatto fino all'altro giorno, non che ci fossero gli sprechi, intendiamoci.
c'è sempre stata una grande attenzione, ma oggi deve essere ancora più forte questa attenzione. Quindi se possiamo fare una scelta di riduzione dell'energia impiegata a fronte di magari un prodotto di poco migliore anche dal punto di vista estetico, ma con consumi di energia molto superiori, beh, sicuramente noi spingeremo anche tutti i nostri clienti a fare delle scelte di questo tipo, in maniera tale da avere un maggiore equilibrio sul mercato. Certo, assolutamente, la parola sostenibilità, insomma, è una delle parole chiave per capire anche questo momento storico, probabilmente lo è diventata anche sempre di più dai famosi Fridays for Future. Insomma, c'è proprio un movimento che punta sempre di più l'attenzione verso proprio le tematiche ambientali e voi, insomma, siete in prima linea anche su questo fronte. Dottor Cortegiani, io la ringrazio infinitamente per essere stato qui ospite di Le Fonti TV, per averci raccontato la realtà di Eurpa, che naturalmente ancora complimenti per la vostra attività. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie, ancora ringraziamo il dottor Cortegiani, quindi termina qui il nostro Instant Focus, io vi rimando naturalmente alla programmazione di Le Fonti TV.